uno dei più grandi imprenditori di Agropoli. Allora, come stai? Tutto bene, benissimo. Diciamo così, oggi è una bellissima giornata, non ricordo un carnevale così bello da tempo, noi abbiamo una certa età. Siamo giovani, però un carnevale così è bello vedere, anche noi prima partecipavamo. Ci voi sono, come San Marco? Come San Marco, sì. Che cosa è accaduto? No, siamo fatti un poco più anzianotti e i dolori, quindi non ci hanno fatto lavorare più, però quest'anno hanno fatto uno stupendo carnevale, sono dei carri bellissimi e anche una bella giornata e quindi va bene così. Senti, qual è il tuo carro di preferenza? Sì. Sono tutti bellissimi, io non posso giudicare, sono tutti stupendi e bellissimi. Vogliamo salutare anche gli amici del basket, del New Basket Agropoli, tu sei uno dei soci collaboratori. Sono socio collaboratore, stasera alle ore 18 tutti alla dendrostruttura per vedere questa bella realtà che sta andando bene per il bene di Agropoli e di tutti quanti. Riusciremo a passare insomma di categoria? Ci stiamo provando, sarà dura, però vedremo. Andiamo avanti così giorno dopo giorno. Allora ne approfitto anche di parlare di Coalfer, che è l'azienda che tu insomma porti avanti con i tuoi fratelli da un bel po' di tempo. Quindi di cosa vi occupate? E diciamo che a breve ci sarà una bella manifestazione organizzata da voi. Noi stiamo nel settore da molti anni, abbiamo preso il posto di papà e stiamo continuando. Abbiamo realizzato un capannone, adesso ci prepariamo a fare una bella grande festa con un bello showroom e ci occupiamo di lavori in alluminio, ferro, tutto quello che può servire. Siamo sempre a vostra disposizione. E noi di Cilento Channel garantiamo che sono persone stupende e quindi di conseguenza potete assolutamente fidarvi perché vi portano un lavoro a regola d'arte. Grazie al mio grande amico Angelo Cocozza, che è rimasto male perché nella posizione del film gli ho dato un posto un po' troppo, diciamo, in prima fila. Sì, eravamo d'accordo che io dovevo stare in prima fila e purtroppo non è stato così, ma non fa niente, va bene così. Però ecco perché è un amico, mi vuole bene e quindi mi ha perdonato. Un saluto a tutti e un abbraccio, ciao.